Ciao a tutti, bentornati su Antimeta, siamo il Loren. E che robe? Siamo qua con l'analisi degli spoiler dei comandanti, dei mazzi commander di Fuorilegge, no, sì, Banditi al Crocevia Tonante, Sì. Outlaws of Thunder Junction. Sono appena usciti i Comandanti. comandanti, quindi andiamo a vederli insieme. Vi ricordo di supportare il canale con un bel like. Se dovete preordinare i Commander, c'è il Fantasia Store che ha le prevendite ancora disponibili. Al momento ci sono solo in inglese. Abbiamo sentito Pinta che mi dice che effettivamente non ci sono le immagini in italiano. E questa cosa qui è un po' sospetta, perché di solito le immagini escono anche tradotte. In italiano quelle dei Commander non le ha trovate, quindi potrebbe essere che ci sia, questo lo dico io, né? Potrebbe esserci che ci sia un errore da parte di Wizard che non li hanno tradotti. Speriamo che non perché l'avevano già fatto un anno fa o 2 anni fa che non avevano tradotto i Era capitato che non li comandi. avessero tradotti, era capitato che come nel mazzo di Cicero avessero messo una terra doppia al posto di Nissa. Quindi capita purtroppo ogni tanto che fanno alcuni errori di questo tipo, tra i 1000 prodotti che fanno qualche errore ci sta. C'è il rischio che si siano dimenticati di tradurli in italiano. Dio, sarebbe una brutta cosa. Anche perché su Fantasia Store i mazzi di Blomborro ci sono già preordinabili in italiano. Qua le prevendite in italiano non ci sono ancora, quindi restiamo in attesa. Primo Vabbè, partiamo. mazzo, Desert Bloom. Come abbiamo già visto nell'analisi dei pre-spoiler, Comandante Naya lavora con lo scartare le terre e crescere successivamente. Infatti, molto grosso, costa 8. Costa parecchio. 5 di qualsiasi colore e i 3 colori in Aia, è un 6-6, ma costa un incolore in meno, cioè uno di qualsiasi colore in meno per ogni carta terra nel nostro cimitero. Quindi un Esatto. mazzo che basa su riempire il cimitero di terre per poi magari giocarle dopo, possiamo permetterci di giocare il nostro comandante abbastanza grosso con pochi mana. Poi, quando lui entra o attacca, poi possiamo sacrificare una terra per pescare, che comunque non è neanche questa una meccanica malvagia, se Se hai modo di rigiocarti le terre anche dal cimitero, perché prima o poi assolutamente, finiscono. quello assolutamente. E poi quando Aiuto. un deserto è messo in un cimitero da qualsiasi zona, crea una pianta guerriero 4-2 con raggiungere. Quindi insomma fa un po' di cosine. Sì, bisognerà vedere com'è il mazzo. Oh, non è un comandante eccezionale, però diciamo che quantomeno è diverso dagli altri perché lavora sul cimitero con colori diversi, insomma c'è il bianco al posto del nero e si sconta, e a me piacciono un sacco quelli che si scontano, che puoi barare sul loro costo di mana da lanciarlo. Poi fa vantaggio perché pesca, ti fa pedina, quindi insomma ricordiamo che ci sono i deserti che si ciclavano, quindi se un deserto viene ciclato e si attiva l'effetto di Yuma e ci crea anche la pianta guerriero, quindi insomma Esatto. potrebbe essere un mazzo che ci potrebbe Sì, beh, gli avranno sorprenderci. messi tutti i deserti, quelli che ci sono in quei Beh, tre colori. magari ne hanno fatti anche di nuovi in questa Può anche espansione, essere. quindi ce lo aspettiamo. Altro mazzo, il mazzo Quick Draw, Sling Multiple Spell and Slash Big Turns, quindi giocare magie in serie e fare dei turni molto grossi. Con comandante Stella Lee Wildcard, costa 3, 2-4. Ogni qualvolta lanci la tua seconda magia in ogni turno, esilia la prima carta del tuo grimorio. Fino alla fine del tuo prossimo turno, puoi giocare quella carta. Tappala, copia una magia istantanea o stregoniere che controlli. Puoi scegliere 9 bersagli per le copie. Attiva solo se hai lanciato 3 o più magie in questo turno. Allora, nel pre-spoiler mi sembrava il mazzo più promettente. Il comandante non mi piace granché perché il fatto che copia la magia istantanea stregoneria solo dopo che ne hai lanciate altre 3 vuol dire che devi avere abbastanza mana per supportare questa cosa. O tutte le carte nel grimorio sono abbastanza basse di costo di mana. Qui c'è da vedere come hanno strutturato il mazzo, se fa tanti token tesori, se ha modo di fare più mana. E come diceva Lori, invece il primo effetto ci dovrebbe aiutare magari a farci vedere qualche terra in più e a tenerci magari un'altra magia esiliata da poter lanciare per arrivare a 3. Anche perché la cosa bella è che dice quando lanci la tua seconda magia, quindi magie in generale, non istantanee o Esatto. stregonerie,
esiliamo la prima carta e possiamo giocarla. Quindi giocare se è una anche terra, le terre. Si può giocare anche la terra. E dice alla fine del tuo prossimo turno, tu magari in questo turno hai già giocato la terra per fare le tue cose, ti esili una terra, sai già che il prossimo turno c'hai la terra da poter giocare. Esatto, quindi per questo, cioè il primo effetto ci sta, aiuta il mazzo molto bene. Il secondo effetto lo vedo abbastanza dura. Insomma, magari attivarlo ci sono... sempre. Bisogna vedere come va il mazzo, perché se ci sono dentro magie con rebound, quindi quelle che quando lanci, ok, speriamo che abbiano puntato al prossimo turno. Speriamo che abbiano puntato molto su queste cose. Diciamo che è un mazzo c'è da vedere bene il mazzo come l'hanno strutturato. Ha del potenziale, bisogna vedere appunto come è fatto, perché se ci sono carte che si rilanciano a gratis, ti permettono di barare sul lanciare tre magie in questo turno. Esatto, speriamo, perché carte che si rilanciano. Mi ispirava molto il Sing Sling Multiple Spell Unleash Big Turns, mi ispirava molto nel pre-spoiler, invece il comandante col secondo effetto mi ha un po' fatto tornare indietro. Banalmente uno potrebbe fare... parte una magia con rebound al turno prima, poi fa un consider, un ponder, un brainstorm, una magia a costo 1 blu che ti fa un peschino, ma devono essercene tante alla fine di magie. Chiaro, a costo basso ce ne sono tante nel blu, e tu puoi fare una, magari ti entra con rebound a caso, stavo dicendo, poi ne giochi una a costo 1 che ti diventa la seconda del turno, e poi hai 5-6 mana, 4 anche, per fare una magia grossa che la copi e quindi sfrutti il vantaggio in quel momento. Una magia istantanea o stregoneria grossa. Che lì hai il limite di istantanea o stregoneria, però tu ti fai le cosine piccole prima e poi dopo tiri la cosa. Mm-hmm. E poi, come ci sono carte come i Nogger che ti fanno, quando lanci magie fai dei dannini, e quindi continuare a fare tante piccole cose fai dei micro vantaggi che alla fine ti danno... Insomma, vedremo il mazzo, perché questo qui, il blu rosso mi ispirava parecchio vedendo solamente la scatola. Spero che non mi deluda il contenuto. Andremo a vederlo, comunque vi terremo aggiornati come sempre con i soliti video di unboxing. Terzo mazzo è Grand Larceny, non saprei. Steel Cards Generate Mana. Come avevamo detto, c'è un tipo che sembra Gonti ed è infatti effettivamente Gonti. È Gonti più forte, cioè più forte, diciamo... un Gonti che usa, non è solo un'abilità abbastanza simile, cioè uguale praticamente, un po' meno selettiva. Esatto. Però mi sembra molto buono. Molto forte, perché costa 5... Questo mazzo, tra l'altro, è anche verde-blu. Sul tie, esatto, verde-blu oltre al nero, quindi puoi permetterti di usare effetti più vasti. È un 5-5, dice: le magie che lanci ma che non possiedi costano uno in meno per essere lanciate, quindi ti sconta le magie che rubi agli altri. E non è male. E dice: ogni volta uno o più creature che controlli fanno danno da combattimento a un giocatore, guarda la prima carta del grimorio di quel giocatore, esilia la faccia in giù, puoi giocare quella carta fino a che rimane esiliata e spendere mana come se fosse qualsiasi colore. Dice anche giocare, quindi se gli freghiamo una terra possiamo giocare le sue terre. Quindi è molto molto forte questo Gonti. C'è un effetto che potenzialmente di per sé fa tanto valore e lo rende un comandante molto interessante. Già, ispira. Ultimo mazzo. Most Wanted, Earn Treasure by Outlaws. E... Prendi fuori legge. Quando avevamo visto i pre-spoiler con solo la scatola, sembrava il più... Insulso tra i quattro, ma invece il comandante mi sembra molto promettente. Olivia Opulent Outlaw costa 4, un 3-3 con volare legame vitale, quindi di base volare legame vitale è apprezzabile. E dice: ogni volta una o più banditi che controlli fuori legge, infliggono danno a combattimento a un giocatore, crea un token tesoro. Assassini, mercenari, pirati, farabutti e warlocks sono fuori legge. Quindi ci specifica chi sono quelli che dovrebbero far danno per attivare questo effetto. E poi ha il secondo effetto, tappa 3 in colori o mana generico, sacrifica 2 tesori, metti 2 segnini +1/+1 su ogni creatura che controlli. Attiva solo come stregoneria. Comunque al prezzo di 2 tesori, mettere 2 segnini +1/+1 su ogni creatura che controlliamo è abbastanza buono. Sì, e 3 mana, 2 tesori e 3 mana. Comunque. Sì, 2 tesori e 3 mana. E comunque si potenzia anche lei, perché dice lei, tutte le creature, non le altre, quindi lei diventerebbe un 5-5 e poi un 7-7 e comunque un volare legame vitale
che diventa grosso è sempre un problema, soprattutto poi, se è il comandante. È anche bello, nel senso, se uno, siccome è un mezzo tribale, perché comunque non è proprio tribale, però lavora con i fuorilegge. In Ixalan, che è uscita qualche mese fa, c'erano parecchi pirati. E vampiri, però non ci sono fuorilegge vampiri. Vabbè, però. Comunque c'erano i pirati. Magari ci sono i vampiri fuorilegge, i vampiri rogue, vampiri sì, pirati però, e chiaro, altre magari, cose. Potrebbe anche essere che sono vampiri doppio tipo, classe e razza. La razza vampiro, classe assassino, warlock, può essere una cosa del genere. Stare. Però sto dicendo, sono usciti pirati da recuperare per potenziarlo. Esatto. In luglio esce l'espansione di Assassin's Creed, dove saranno tutti assassini, quindi ci sono anche parecchi potenziamenti capabili da metterci dentro. Quindi dal mazzo più magari schifato passa a uno dei più attesi. Esatto, personalmente Gonti è quello che mi ispira di più, poi direi in classifica io farei Olivia e io poi metterei al terzo posto Stella, Quick Draw. Sì, perché comunque le aspettative sul mazzo sono comunque ancora abbastanza alte, sicuramente per me e per il lore di più che l'ultimo mazzo delle terre. Quello Naya, anche se però pure quello Naya secondo me potrebbe essere valido, perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Ok. Bene, concludiamo qua questo breve video. Nei prossimi giorni arriveranno anche i commenti a caldo alle carte più interessanti uscite in spoiler. E poi domenica o lunedì ci sarà un video sorpresa. Sorpresa anche per me, che non lo so neanch'io. Direi che dall'antimeta è tutto. Al prossimo video.